Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di questa serie qua, la serie su Formula 1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare la seconda nostra gara, anzi weekend di gara a Sakhir. Però prima di iniziare voglio precisare una cosa che non ho fatto nel finale del precedente episodio. Allora, come vedete, come avete visto, ci hanno montato il potenziamento. Il potenziamento in questione è il peso telaio, no? Una cosa che voglio dirvi è che io non modificherò la prima cosa che capita a seconda dei punti risorse che ho, nel senso in questo caso ho 278 punti risorse, posso modificare l'efficienza carburante che ne chiedo io 50 la metto. No, voglio cercare, cioè piuttosto aspetto e voglio cercare di modificare le parti che io reputo più, diciamo, importanti o perlomeno migliori. In questo caso io vorrei mettere poi la potenza motore, quindi niente, la precisione, che anzi la precisazione che ho voluto dare per quanto riguarda come gestisco i punti risorse. Adesso iniziamo il weekend. Sì, tanto lo sapete che le prove libere non le faccio, quindi possiamo direttamente andare. Si può andare? Vai a qualifiche, ok, vai. Vabbè, soliti punti di risorsa che fra l'altro non capisco nemmeno perché ce l'ho. Ascolta la segreteria telefonica. Ciao, sono Emma. Ciao. Stamattina mi hanno comunicato gli obiettivi per le qualifiche e ora Guardiamo ti un po'. dico. Soliti dell'altra volta. Ovvero mi devo qualificare almeno 21esimo e devo essere davanti a Verlaine. Computer. Vai a qualifiche brevi. Allora, come ho fatto nel primo video, faccio la stessa cosa qua, ovvero accelero il tempo per vedere un po' più o meno il giro che devo fare, soprattutto guardando Verlaine che è il mio compagno, anzi il mio rivale, e devo batterlo. Allora, più o meno si aggira, io penso che devo fare una sorta di 1,39, 1,40, no, devo fare possibilmente, addio, mamma mia, me l'ho scorso il tempo. Possibilmente meno di 1,39. Guardiamo se riesco a farcela. A livello di gomme, cosa c'ho? Dovrebbe essere asciutto fuori, sembrerebbe di sì. Sì, nuvoloso, vabbè, c'è anche un po' di sole. Ok, vado per le supermorbide. Vai alla pista. Ok, sì, solita frase del parco chiuso. Giro veloce. Vai. E si prende subito di merda, prima urba. Scusate, sto zitto, ma sono concentrato. Oh! Ma come ho fatto? Ma dai, ma come ho fatto? Dai. Forse è troppo, sì. Dov'è? Vai a... Dove cazzo vai al garage? Torna al garage. Dai, forse è troppo, sì. Cioè, sono secondo davvero, con la mano. Che poi non me l'aspettavo nemmeno perché non so come mai pensavo fosse più avanti l'arrivo, quindi... Ma proprio... Sul limite. Dai, son secondo con la mano. Cioè, super qualifiche. Mentre ci riprendiamo dalle emozioni delle qualifiche. Boia. Punti risorse. Boh, ma secondo è tanta, tanta, tanta roba. Cioè, sinceramente non me l'aspettavo nemmeno io. Boh, al di sopra dell'aspettativa, di po'. Ascolta la segreteria, dimmi un po' quali sono gli obiettivi per la gara invece. Almeno al 16° posto e sempre prima di Verlaine, ok. Ora già cominciano a salire, un po' gli obiettivi. Che se non sbaglio nella gara precedente era 21esimo, ora 16esimo. Cioè chiaramente, data la posizione raggiunta con le qualifiche, è ovvia, nel senso, è capibile che cosa, però meglio rimanere coi piedi per terra, eh.
Ancora una volta il sipario si alza sul desertico teatro di Sakir e gli attori sono pronti alla prima. Assisteremo a uno spettacolo affascinante come la battaglia del 2014 tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Lo scopriremo presto. Il Gran Premio del Bahrain sta per cominciare. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di no, ieri. No, fatemela rivedere la griglia, perché fa pro. Con una manual al seguito. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Rosberg, Daniel Ricciardo e Raikkonen. Comunque la chiama Manor, io la chiamo Manor. Non so chi ha ragione, però no, uguale. Allora, strategia di gara, no. Rimaniamo sempre con un pit stop. E vai, via. Iniziamo, dai, iniziamo la nostra seconda gara. Abbassiamo la frizione. Guardiamo di partire bene. Anche troppo. Comincia. Provo il sorpasso subito all'inizio. Vai, terzo. Vale. C'è già 28 secondi di stacco fra me e Hamilton. Però non ci sto, ne sto dietro. No, scherzo, in realtà sembrava. Invece mi vanno via. Addio, ecco, fra l'altro, se prendo l'urbo, sì, accidenti. A me, dai. Dai, così, ho sciupato tutto. È già quinto. Toh, vai. Ruota. E ti supero. Vai dietro, vai Rosberg. Guarda, mi riesce. Guarda, fatto il primo giro in qualifica, bene o male ho preso bene, almeno secondo me, quasi tutte le urbe. Invece, guarda, il primo giro lì, tutte le urbe le prendo quasi male. Addio la scia. Addio e... No, non lo faccio. È troppo scorretto. Poi tanto me ne rischia, cioè io non ho quelle smanie da arrivare primo, nel senso, perlomeno sul podio. Poi se ci arrivo ben venga, però importante rimanere dentro gli obiettivi. Boh, mi stanno tutti al culo, tutti appicciati dietro. Ricciardo, vabbè, è già arrivato, per non parlare di Hamilton e Vettel. Vabbè, però sono quarto, nel senso. Sto gestendo abbastanza bene, direi. A parte ora che, come prima, Rosberg mi piglia la clamorosa... Mi piglia la clamorosamente la scia. Toh, fa così, fa l'infamino. Comunque sto guardando dietro, cioè, bene o male sono tutte lì, nel senso, non c'è un distaccone come c'è fra me e la prima. Attenzione Raikkonen, se la scozza intanto dietro con Rosberg. Allora, Rosberg è andato ai box, ora c'è Raikkonen dietro. Ai, mamma mia che curva di merda. Porca miseria, mi ha superato Raikkonen. Entriamo ai box. Beh, botta. Sinceramente pensavo che di dover rientrare a... Ah no, al sesto, sì. Torna. Niente di rotto, quindi rispetto al precedente, mi sto riferendo al primo video. Un po' pit stop, sicuramente più veloce. Ora sono... Madonna santa. Però dovete tutti dentro i box, cari, eh? Allora c'è 7°. C'ho anche Rosberg davanti, accidenti. Oddio, non roviniamo nulla! Va, meno male. Sarebbe da sfruttare questo, savi. Cioè, cosa intendo? C'ho Rosberg davanti. Siccome lui davanti. Ah no, c'è Ricciardo. Quindi vanno proprio tutti e due. Quindi niente, la sesta FD è un po' una cavolata.
Pensavo, vabbè, almeno Dio. Pensavo che non fosse Ricciardo, no? Quindi la macchina davanti a Rosberg in teoria va più lenta. E magari lui non riesce a tirare, cioè a tirare la macchina al massimo, riesce a tirarla. E quindi era se ne era da sfruttare questa serie. Però c'è Ricciardo. Vai, datevi noia. No, l'ho superato Rosberg. Però Raikkonen è dietro, è dietro! Bella roba, di. Sarà anche dietro, però mi sta veramente come appiccicato. Mi dà anche noia, sto con l'ansia. Boh, siamo a metà ora di giri. Quindi c'è da patire parecchio. Come ci per prima. Cosa molto probabile. No, non ora, almeno. Allora, chi c'è davanti a Ricciardo? Non riesco a vederlo, però so che non è Rosberg. Lo sta superando. Dai, dagli un po' noia. Vedi, cattiva. Ma è per lei! Ciao, caro! Eccoti qui. Ma te devi sempre dentro i box, eh? Penso di sì, anche perché ottavo sembra un po' troppo. Dio, mi deve sorpassare. Forse. Oh, dai, levati. Bello, 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 bello. Rallentato, vai. Siamo sempre lì, siamo sempre davanti. Per ora. Iniziamo il decimo giro. Chissà. No, boia, voglio dire, chissà se ce la possiamo fare. Però aspetta, eh. Vai. Bella roba, non so come possa aver fatto, però. L'ho superato dall'esterno. Oddio, oddio. No, via. Buono. Mamma mia. Sto facendo delle cose a caso, brutte fra l'altro. Però alla fine sono efficaci. Fra l'altro c'è ancora più distacco. Sì, vabbè. Sempre che io vada fuori così. Fra me e Raikkonen. Diciamo che probabilmente sino alla fine sarà uno scozzo fra me e lui, fra la vinta e la sesta posizione. Stavo controllando quant'è il carburante rimanente. E dato che sembrerebbe abbastanza, quasi quasi metto la grassa. Vai, tanto trappolino. Vai, tanto trappolino dovremo finire. A regola. Dai, che siamo al penultimo giro. Vai, vai, vai pure così. Così, aspetta, vai. E andiamo. Dovremmo rimanere sempre davanti, sì. Patimento, è un patimento. Ma io ho bandiera gialla. Come mai? Addio, 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 sbagliato. No, mi ha superato un ba. Allora, dopo questa curva manca un giro. Giochiamocela e proviamo. Sì, insomma, mi ha detto me che pilla queste curve. No, me la sono giocata ora. Dio buono che brodo sono stato. Allora, ha vinto Vettel. Noi siamo va all'ultima curva. Un distacco spropositato da Raikkonen. E per l'amor di Dio, il sesto posto va veramente molto molto bene. Però, pensando che fino all'ultime curve del tredicesimo giro ero vinto, ed è un po' scoccia. Poi fra l'altro come mi ha superato. Bella Accidenti, de. vittoria per il team di Guarda, Maranello arriva oggi. Ed bene, eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte de. nel Chissà se mondo. un giorno Le ci sarò bandiere con il anch'io, con cavallino la lampante mano. sono. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Il primo in Allora, fammi vedere la classifica poi la classifica. sua Boh, fuga siamo dopo un ottavi, non pessimo male. risultato. Vorrei. Alla punto di sorsa 4,58 totale. A regola potremmo modificare cos'era la potenza del motore. Boh, 26,30. Sì, 26,10, scusate. Siamo sempre oltre le aspettative. Vorrei anche vedere da una parte.
Addio. Notturna. Allora, fatemi vedere, cerca sviluppo, va 3,25 potenza motore. Vai, mettiamola. E adesso, un attimino, fatemi vedere. Prossimo weekend, quindi può darsi che il potenziamento venga montato. Comunque ragazzi, mentre sta caricando, io non so se mettere esperto come difficoltà, anziché difficile. Perché sinceramente credo che il fatto già della qualifica e poi anche della gara sia dovuto principalmente alla difficoltà, diciamo, degli avversari. Quindi non so se mettere esperto o rimanere sul difficile. Se nel caso proviamo a vedere come va questa gara e se i risultati sono, diciamo, veramente spropositati rispetto alla realtà, proveremo esperto. Sperando che, se ciò dovesse essere fatto, possa divertirmi ugualmente e possa comunque rimanere sui miei standard e via. Ehi, senza peggiorare troppo. Attacco Chris. Ah sì, ok, va, hanno montato. Buono, hanno montato. Ok. Fatti vedere un'altra cosa. No, ah, ma la madrella, cioè, in concomitanza nostra, le stanno modificando tutte le macchine, cioè, perché non mi pare ci fosse questa differenza di anche prima fra noi e tipo già la Sauber. Boh, vabbè. Comunque, andiamo a fare, anzi, iniziamo il weekend della terza gara. Siamo a Shanghai e, come c'è scritto in alto a sinistra, appunto, gareggeremo nel circuito internazionale di Shanghai. Via, iniziamo. Allora, chiaramente ho già saltato il discorso prove e prima un attimo di ascoltare la segreteria voglio dirvi una cosina. Vi ricordate quelle prove barra test che cioè, abbiamo, in realtà non si è fatta una, comunque che abbiamo e c'erano, che abbiamo fatto e c'erano prima già nella prima gara? Ecco, le possiamo rifare anche adesso. L'unica cosa che è da capire, anzi che c'ho da capire, è se ogni volta, cioè per ogni gara ci sono quelle prove o sono sempre quelle, cioè una volta fatte poi non ci sono più. Devo solamente capire questo. Comunque, ascoltiamo la segreteria e guardiamo gli obiettivi. Ciao. Da fare per le qualifiche. Vediamo un po'. Ventesimo e verla indietro. Ok. Vai, qualifiche brevi. Iniziamo. Allora, assetto un attimino. Che già prima, forse, io potevo mettere il predefinito battle nella gara di prima, però non ci ho pensato. Qui non direi, qui forse no, perché ce ne sono secondo me meno rettilini, per quel che mi ricordo, sono andato meno a memoria. Comunque, va bene, super morbide, in possessione, come sempre, mandiamo avanti un po' il tempo, guardiamo un po', se ora finisce il tempo. Vabbè, comunque sembrerebbe che debba restare sotto l'1,43, più o meno, a regola. Via, iniziamo, dai! Iniziamo il nostro giro di qualifica. A me il Gran Premio di Cina non è che mi darebbe tanto, sinceramente. Di solito, almeno nei precedenti joystick, prendevo certe legnate, beh, questa orba, beh, boia. Addio, ai. Vabbè, però spero che non mi abbia analizzato più di tanto questi errori, Comunque, tornando al discorso degli assetti, no? Io direi che a parte questo diciamo rettilineo e quello poi diciamo dove c'è la partenza, il traguardo, chiamatela come volete, io personalmente non la reputo una pista da poterci mettere un assetto incentrato più sulla velocità nel lungo, ecco. Comunque, vediamo un po' quanto ho fatto. Stavolta è andata decisamente peggio. Però siamo ben. No, 16. Perfetto, dobbiamo essere massimo, anzi, almeno 20, quindi ci siamo. E è tornato abbastanza
diciamo, coerente, il Joe. Sto riferendo al discorso della difficoltà che vi ho detto prima. Comunque, io non la reputo così, però l'ho detto, però non ne sono pienamente convinto. Fatemelo vedere. Uno, due, tre. Boh, chissà se si fa. Ora vado alla gara e si mette. Si può, si rischia. Però fatemi vedere una signora, lo mette già ora? O no? Lo so meno. No, bravo coglione. Già, c'ho il parco chiuso, non ci pensavo più. Niente, mi è andata così. Quindi se era meglio mettere quell'altro, ho fatto una delle tante. Le qualifiche sono Cate. terminate, siamo pronti per Quanto siamo un'altra arrivati alla entusiasmante fine? gara domani. Diciottesimo. Le prime tre sono Vabbè, Hamilton, importante. Verlaine sempre l'ultimo Vettel strasciato. Vero c'ha la mano, il madè. Punti risorsa, come sempre. Siamo a 126. Qui 30 su 30 e ora vittoria sul rivale. Quindi cosa cambia? Un attimino, posso ascoltare la segreteria. Ah, rivalità vinte 1 su 0, cioè su 0 contro 0 di lui. Boh, poi capirò se c'è da capire Ciao, sono qualcosa, a Emma. Volevo cosa solo dirti serve. cosa si aspetta il team da te. Vai, come solito. Vai, ventesimo e Verlaine indietro. Via. Iniziamo questa nostra terza gara. Iniziamo il Gran Premio di Cina. Eccoci. Strategia di gara, io ho preso X, penso sia la solita di sempre, però con un pit stop solo. Mi auguro. Partiti. Partenza abbastanza buona. Sì, no, decisamente buona. Ora occhio VIP perché a me mi riesce poco. Mi infilo V. Freno, non cao nessuno ancora. Vai, vai, sono nono, eh? Le botte no, bene, bene, così impari a darmi le botte, maledetto. Non so chi. Boia, guardate la mappina, casino è successo. Non so chi sia. Mi pare. Cioè, mi è parso di vedere che fosse una Williams, intanto io c'ho il passo. Però, se c'è Bottas, se era una Williams, sarebbe in massa. Ma come sono aggressivo! Boia di. Ciao Ricciardo, ti ricordi di me? Addio, boia, botta ho preso. Cosa mi sei staccato? Vai, bordalo, un'altra volta là il pezzo destro. Vabbè, l'anteriore chiaramente, sottinteso. Vedendo l'immagine lì a destra. Ok, l'ho superato, eh. Ho superato Ricciardo. Io non entro in box, non mi interessa. Allora, ci siamo stabilizzati, più o meno, il livello di posizione. Siamo nel mezzo a Kiat e a Bottas. Sono più o meno, cioè c'è più o meno la stessa distanza, a occhio. Eventualmente se dovessimo riarrivare sesti, perché prima siamo arrivati sesti alla fine, se non sbaglio, non sarebbe male. Decisamente. Ah, io ho Bottas, maledetto lui che. Scia maledetta. Ma ti va. Sono. No, sono. Sette. Io ero lui se passa. Sono settimo. Oh, dove va? Dove va? No, 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 che palle, che palle, occhio dietro. Porca miseria, almeno Bottas è dietro, però che palle. Ho rotto qualcos'altro, fra l'altro. No, meno male no, sembrerebbe di no. Allora, dalla radio mi hanno detto che mi devo fermare i box ora. Io di non lo so, perché non ho visto la strategia. Però no, mi sembra troppo presto. Non ne frega, faccio un altro giro. Dio, me la rischio. Inizio del quinto. Ce n'è da fa 14, mi sembra troppo. Non vorrei, cioè, non vorrei. Secondo me l'hanno detto per via dell'ala.
già da prima me l'hanno ridetto, però è andata così. Sbagliato il giusto, ormai ha deciso di non entrare. Vai, bordalo. Puffa. Ragazzi, ho fatto uno di quei flop giganti. Ho sbagliato e ho modificato la strategia di sosta. Ora c'è un frate, non so nemmeno qual è. Cosa mi montano? Però mi montano le morbide, sì, anche se mi danno dentro i box e continuo con l'affare mio. E invece no. Invece no, sono le medie. Ah, buono. Allora buono così. Sarà l'ultima. Pensavo ce ne fosse, che non l'ho visto, cioè per sbaglio ho premuto, insomma, il tasto che serve per modificare le strategie e quindi non ho nemmeno visto cosa diceva, cosa è cambiato, però ho detto l'ultima sosta, quindi attenzione, 14esimo, sì, sono 14esimo, parecchio indisturbato direi. Guardiamo un po' succederà da qui alla fine, maledetta questa urba. Boia di. Ho recuperato qualcosa rispetto a quella che sta davanti a me. Quindi forse, dato che mancano sempre 6 giri a regola, che non sto guardando. Forse possiamo dargli noia e perché no anche superarla, no? Attenzione, intanto c'è Grosjean Rebox, non lo sapevo, siamo 13esimi. Siamo molto vicini a Perez, soprattutto rispetto a prima. Vediamo se ci riesce, magari non ora, forse, meno che non sia. E... Vai! No, sì, no, scusa un cazzo. Scusa, devi dire lui. Alex, è fatta. Buono, vai, 12esimo, mi sa. Forse che ci rimarremo. Però non lo so, perché anche prima dicevo sì, c'era più o meno la stessa distanza che c'è ora fra me e Sainz. Quindi boh, sono tutte lì, nel senso. Vabbè, mi si può arrivare prima, però. Se riusciamo ad acchiappare Sainz, qualcosa se non ne si può. Si può fare, vedremo un po', mancano 4 giri. Io quasi quasi, dato che di carburante sembrerebbe essercene un po', metto la grassa. Ah, 11esimo, chi c'era box? Non ci ho fatto caso. Ho visto un pallino sulla mappa, però non ho visto chi era. Sergio Perez è fuori. Io, cosa ne è successo? Ho avuto una scritta ma non ce l'ho fatta a leggere. Buono, via. Allora, 11esimi ci si dovrebbe arrivare. Decimi non credo, sinceramente, perché mancano, sì, è vero, sì, 3 giri per D. Troppo lontano, Sainz. Iniziamo l'ultimo giro e questa è la condizione, cioè nel senso il distacco che c'è fra noi e quella davanti, Sainz. Purtroppo sì, piano piano ci stiamo avvicinando, ma purtroppo questo non basta per poterlo raggiungere e sorpassare. Vabbè. Tanto Rosberg ha finito la gara adesso. Comunque sì, chiaramente un bel distacco, però non è che fra noi e la prima ci fosse chissà cosa. Cioè calcolando che bisogna fare questo rettilineo e due curve. Siamo dei tra virgolette, di anche noi. E eccoci qua, 11esimi. Direi, vabbè, a parte che 11esimo per la Manor va veramente molto 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 bene, anche troppo.
Però bisogna anche pensare che io ho preso anche la botta con Bottas, appunto. Quindi sono stato anche, cioè, questa sì mi ha penalizzato. Però nonostante tutto, undicesimo è buono, alla grande. Quando invece il nostro compagno ventesimo. Di buono non ho visto la classifica piloti, anche se dentro. Sinceramente. Mi interessa poco perché non è che devo vincere qualcosa. Però per ora la guardo, quando c'è il computerino davanti la guardo. Eccolo qua il computerino. Posizione in classifica. Sono nono nella classifica piloti. Non male, non male. Ho 8 punti. Ma schifo. Vabbè. Per il resto, ricerca e sviluppo, si può mettere qualcosa. Efficienza carburanti, deportanza. Cioè, in realtà siamo metti efficienza carburanti, deportanza perché ho detto questa. Anche resistenza aerodinamica, perché mi è venuto un dubbio a me. Così. Non vorrei che. Bisognerebbe sempre bilanciare i potenziamenti. Cioè. Non modificare solamente magari, che ne so, solamente il peso del telaio, cioè arrivi il peso del telaio 5 e quella c'è tutta a 0 e rimani col motore a 1. Cioè devi cercare di fare 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, cioè così, secondo me. Non lo so, ci sta che, cioè questo lo dico io, ci sta benissimo che questa servizia sia una cazzata, però mi è venuto questo dubbio, quindi guardavo cosa c'era da fare. Quindi la prossima sarà deportanza, poi resistenza aerodinamica e efficienza carburante. Beh, detto questo, entriamo, no? Nel prossimo weekend e poi arriviamo alle conclusioni. Prima di concludere, però, io voglio provare a mettere esperto. Eventualmente, dato che c'è la possibilità di cambiarlo, se vedo che per me è troppo, rimetterò difficile. Spero di no, spero che possa essere un po' più reale, anzi più coerente con appunto la realtà, che la mano magari se la scozzi con gli ultimi posti. Per quanto triste, preferisco così piuttosto che come adesso, perché forse è troppo. Poi sta a vedere Ganzo, magari si mette esperto, si va ancora più veloci. No, vabbè, non credo. Eccoci qua. Computer. Beh, detto questo, ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Sì, mi sono prima perso, cioè, stavo notizia che sto guardando un po' le cose. Allora, le conclusioni. Come sempre, vi ringrazio in primis per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò riguardanti questa serie qua, ovvero la serie su F1 2016. Via ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video nel quale faremo la quarta e quinta gara. Ciao!